Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio della campagna su Warhammer 40.000 Space Marine 2. Riprendiamo esattamente da dove ci eravamo fermati l'ultima volta, dinanzi alle truppe schierate in assetto da guerra della seconda compagnia degli Ultramarines, dopo il discorso di Sevastus Sakharan, il capitano della suddetta, dinanzi ai vari elementi composti addirittura anche dai Dreadnought Redemptor, dalle Victrixguard, insomma, siamo pronti per discendere su Demerium, laddove i traditori dei Thousand Sons, della stirpe dei Mille, hanno iniziato il loro assalto al progetto Aurora e all'Eos e, oltre a loro due, anche alla fonte di energia che deriva proprio dal passato che Titus ha dovuto affrontare su Graia, quel passato che ancora lo insegue. Ma prima di iniziare, volevo parlarvi anche un pochetto di qualche fatto visto nel corso dell'altro episodio, che è stato veramente molto ricco di cose interessanti. E vorrei partire, a parte, diciamo, il volto di un nemico, Imura, questo Lord Stregone dei Thousand Sons che si è rivelato effettivamente e che a quanto pare ci stava spiando dall'altra parte del velo dell'Immaterium prima di prendere forma, durante, diciamo, un'azione tipica, chiaramente soprattutto legata al Signore del Mutamento, a Tzeentch, e quindi a questo porre il dubbio nelle menti, portare fratello contro fratello, come già è accaduto, come già accadde ai tempi dell'eresia di Horus. Ed è qualcosa di cui voglio parlarvi anche in relazione ad una novità interessante legata ad un personaggio della nostra squadra, che è il fratello Chiron. Dov'è? Eccolo qua. Fratello Chiron che ci ha salvato, tra le altre cose, stavamo già combattendo contro Galadriel dopo essere stati accusati dalla, diciamo, fittizia astropate di essere degli eretici. Ebbene, Chiron, durante la colluttazione, ha aperto il fuoco contro quella figura, rivelando effettivamente la forma del Lord caotico, di questo Imura che andremo probabilmente a ritrovare proprio su Demerium, perché ci ricordiamo è scappato ed è ancora in vita. Chiron ha aperto il fuoco dicendo: io ho già avuto modo di conoscere il seme dell'eresia e appunto le tracce che questo lascia su Kalt, quando era un ragazzo, quando era un bambino. Kalt ci, diciamo, riporta a Ultramar, ci riporta in quell'insieme di sistemi che appunto fanno parte dell'attuale regno di Ultramar, scusate, all'epoca detto anche all'epoca dell'eresia di Horus e della Grande Crociata, definito come collettivo di Ultramar, già impostato addirittura dal nostro primarca Roboute Gilliman prima dell'incontro con l'imperatore, quindi del riunirsi all'Imperium che stava appunto portando avanti la sua grande crociata con l'imperatore al suo vertice. Parliamo di Kalt, parliamo di un pianeta interessante proprio in base a quello che stavamo dicendo attraverso appunto le parole di Chiron, per la presenza dei predicatori, i Warbreer, questa legione che noi sappiamo essere guidata da un primarca traditore, all'epoca traditore, fu uno dei primarchi che si schierò al fianco di Horus Lupercal all'interno dell'eresia, appunto. Anzi, forse uno dei primi traditori, non il primo traditore, perché sappiamo che quella è una figura data a qualcun altro, sempre parte di quella legione, ma il primo primarca traditore, ossia Aurelian. E quindi da questo punto di vista, Lorgar Aurelian, ovviamente, io sono nato di cognome, ma Lorgar Aurelian, per essere più chiaro possibile. Primarca traditore che, diciamo, ebbe modo di avere anche passato burrascoso già con la legione degli Ultramarine e con Roboute Gilliman, in fatti antecedenti che misero appunto nelle mani di Gilliman e della sua legione
una punizione indotta proprio sulla legione dei predicatori, che erano stati accusati di portare avanti una religione nel nome dell'imperatore, che fu qualcosa che anticipò effettivamente il culto imperiale. E qui dovremmo aprire tutto un capitolo con, diciamo, delle discussioni interessanti su alcuni traitor, tra cui Eufrati Killer, Kirill Sinderman, nomi importanti, ma lasciamoli da parte, per parlare poi di, appunto, l'inizio dell'eresia e della battaglia di Kalt. La battaglia di Kalt è una delle prime grandi battaglie dell'eresia di Horus, e proprio su Kalt, su questo pianeta del regno di Ultramar, un pianeta che all'epoca stava diventando una sorta di oasi, nonché uno dei centri più importanti del regno di Ultramar, venne attaccato a sorpresa, perché all'epoca non si sapeva che appunto i predicatori fossero una delle legioni traditrici, non si era ancora rivelato e soprattutto lo stesso Gilman non era a conoscenza. Vennero appunto su Kalt i predicatori e con un attacco a sorpresa devastarono l'intera superficie planetaria, destabilizzando tra l'altro la stella del sistema, che appunto divenne una sorta di supernova con delle radiazioni solari potentissime che tutt'oggi continuano a bruciare la superficie, costringendo gli abitanti sottoterra, quindi annullando sostanzialmente quel sogno di diventare uno dei pianeti più importanti del regno di Ultramar. Ebbene, all'epoca forse un giovanissimo Chiron era proprio lì presente durante i fatti dell'eresia di Horus. Parliamo quindi del 31° millennio. E voi direte, ma com'è possibile 31° millennio? Questo farebbe di Chiron uno degli Space Marine più antichi, sicuramente più antico anche di Titus stesso. Eppure ai loro occhi Titus è molto più, diciamo, veterano di loro, ha combattuto molte più battaglie. Perché questo? Perché Belisarius Cole, durante la, diciamo, creazione del progetto Primaris, andò fin dai momenti dell'eresia addirittura, subito dopo, poco dopo l'eresia, o ancora addirittura con l'eresia in atto, dopo i fatti di Trisolian sostanzialmente, andò a prendere giovani candidati che sarebbero poi diventati effettivamente dei Primaris nel corso del tempo. Molti di questi candidati vennero ibernati, messi in stasi sostanzialmente, e quindi non è così impossibile che Chiron avesse sui 6-7 anni magari, ecco, all'epoca dell'invasione dei predicatori su Kalt e della grande battaglia di Kalt appunto all'inizio dell'eresia di Horus. Un fatto molto interessante che mi permette appunto di parlarvi di questa possibilità affascinante, che si lega all'albore, diciamo così, agli albori del progetto Primaris di Belisarius Cole, di questo Arcimagus Dominus che ha portato questa nuova forza poi di guerrieri proprio al ritorno di Gilliman. Gilliman e gli Ultramarine si legano poi chiaramente alla figura di Cole, dato che Gilliman stesso diede ordine di portare avanti questo progetto. È molto interessante, trovate tra l'altro un video ad hoc su questo aspetto sul canale, quindi vi invito ad andarlo a recuperare, è dedicato proprio alla rinascita del Primarca e al progetto Primaris sostanzialmente, quindi questo è quanto. Piccola digressione, molti sono i fatti, molto ci attende, dobbiamo scendere su Demerium e sono ben tre i kill team che dovranno entrare appunto in azione con tre operazioni diverse, quindi noi più altri due. Ma andiamo a vedere un attimo la situazione qui nell'arsenale, perché ci sono novità a quanto pare, vediamo un po'. Andiamo da Galeo. Lieutenant Titus, blessings of the Omnissiah upon you. Galeo, theoretically could Tacticus armor withstand a suborbital drop? Gravis is too cumbersome for our needs. Negative. Extreme risk. Dense debris fields litter the entry flight path. But if we avoid the debris, could we survive the descent? Calculating. Survival probability equal to 62.4136. Unacceptably low. Thank you, Galio. È follia questa. Titus vuole fare un inserimento senza Thunderhawk, vuole discendere direttamente. Without Gravisor.
is a sound strategy, but a 38% failure rate. We are facing much less favorable odds today. Beh, vero anche questo, vero anche questo. Non voglio utilizzare una Gravis Armor. Le Gravis Armor sono solitamente quelle appunto utilizzate per questo genere di operazione, per un inserimento suborbitale sostanzialmente. Dice, non sono adeguate ai nostri compiti e quindi dovremmo utilizzare una sorta di adattamento con paracaduti gravitazionali alle nostre Mark 10 Tacticus classiche. Ardito, ardito senza dubbio, in mezzo ai detriti, insomma, scendere non sarà facile. Ma qui abbiamo un... Oh. Better it burn than we wade through it. The Adeptus Mechanicus would prefer that not be standard protocol. We could deal the Tyranids and the Thousand Suns heavy losses. There is much sacred data in what you would want and we eradicate. Perhaps, but we do not want to waste our military muscle. Look how many units we're calling to serve. It is not wasteful. It is necessary. È bello questo scambio. L'Ultramarine... Ok, mezzo secolo... Adesso ci arriviamo al Dreadnought. Però ecco, l'Ultramarine diceva appunto, ma perché non utilizziamo un Exterminatus? Sapete, questo modo di estirpare completamente il male da un mondo bombardandolo con appunto arsenali apocalittici fino a eradicare ogni forma di vita. Potrebbe essere una modalità... Ma chiaramente non si possono utilizzare Exterminatus su tutti i pianeti e talvolta diciamo che sono necessari sacrifici anche più onerosi pur di salvare determinati asset, tra cui quelli del Mechanicus in questo caso. Senza dubbio è una scelta etica, morale da tenere in considerazione, molto interessante. Ad esempio un inquisitore che è Fidus Crippman è stato radiato dall'albo degli inquisitori del Lord Oxino per aver abusato della pratica degli Exterminatus per rallentare tra l'altro proprio la bioflotta Leviathan durante l'inizio della terza guerra tirannica, per intenderci. Quindi è estremamente interessante. E qui invece abbiamo un Contentor Dreadnought che è da mezzo secolo, ci dice il nostro confratello, non combatte. Beh, direi che è arrivato il momento di ripristinarlo e di attivare di nuovo il suo sarcofagus, perché sicuramente Demerium sarà un campo di battaglia che varrà la pena per il nostro confratello inumato qui dentro di vedere e di affrontare, appunto, senza dubbio. Anzi, la situazione sarà difficile, ragazzi, ci stiamo preparando probabilmente a discendere nelle nostre ultime missioni, quindi tenetevi pronti, perché se la situazione fino ad ora si è scaldata, adesso è diventata chiaramente incandescente. L'abbiamo visto anche da il discorso di Sevastus Acheron, citando tra l'altro proprio The Burning of Prospero, quindi un'altra azione legata all'eresia, dove diciamo la punizione mandata contro Magnus il Rosso e contro la sua stirpe dei Mille giunge sul loro pianeta natale, appunto Prospero, sotto forma di un'altra legione lealista, che è quella dei Lupi Siderali, guidata proprio dalle Marras, dal loro primarca all'epoca, anche se noi sappiamo che intervento dei lealisti in questo caso fu molto più duro di quanto voluto in realtà dall'imperatore, per manomissione dei dati, delle informazioni, operato dietro le spalle da Horus, che aveva già tradito nel frattempo. Tra l'altro è una vicissitudine molto combattuta, perché appunto lo stesso Magnus aveva avuto delle visioni, era chiaramente uno psionico fortissimo, potentissimo, lo è ancora oggi, elevato a demone primarca, ma lo era anche all'epoca, e aveva avuto appunto questa capacità di scrutare nell'immaterium con capacità oracolari, vedendo l'eresia, capendo appunto del tradimento di Horus e delle altre legioni, e violò però i dettami imposti dal Consiglio di Nicea, che appunto era stato fatto precedentemente proprio per limitare l'utilizzo dei poteri psichici nell'Imperium all'epoca della Grande Crociata, e violò appunto questi dettami
forando sostanzialmente le difese psioniche del palazzo dell'imperatore, giunse dall'imperatore per dargli la notizia, avvertirlo del tradimento del suo figlio prediletto di Horus e degli altri, ma questo scombussolò completamente la barriera appunto psichica voluta dall'imperatore intorno al palazzo, ma anche facendo un altro grosso danno, ossia distruggendo con il contraccolpo appunto della manifestazione di questo primarca di Magnus il Rosso quello che l'imperatore stava realizzando, il suo progetto forse più ambizioso, quello di creare la Webway umana, quindi un sistema simile a quello Eldar, chiaramente, dove l'umanità poteva utilizzare il viaggio iperluminare senza appoggiarsi al warp e quindi evitando completamente quel reame che chiaramente lui sapeva cosa c'era dentro, cosa albergava lì dentro già dai tempi di Molech, quando entrò all'interno del portale sul pianeta di Molech e probabilmente ottenne i segreti con un patto mai ben troppo specificato con gli dei oscuri e ottenne appunto le capacità per creare i primarchi. Poi di base, ecco, da lì iniziò tutto il percorso che portò alla, diciamo, eresia vera e propria, la legione della stirpe dei mille e di Magnus il Rosso. Tutto questo chiaramente molto probabile, tutto stato orchestrato e architettato da Zinz stesso. Estremamente interessante, certo, una legione molto molto affascinante, quella della stirpe dei mille che andremo ad affrontare ora, chissà. Ed ecco i nostri kill team che ci attendono, vediamo che cosa dovranno fare. Brothers, our captain's words need no further embellishment. I will speak only of practical concerns. The heretics will employ absolute deception. You will be assaulted by lies and illusion. The only true ground you will find down there will be each other. Trust only your brothers and your instincts. Now go forth and lay waste to our enemies. For the Emperor! For the Emperor! Meraviglia. Fidatevi solo dei vostri fratelli e dei vostri istinti, perché diciamo che l'inganno, il tradimento, le circuizioni mentali sono una specialità delle forze caotiche, in particolar modo magari degli aspiranti stregoni, degli stregoni legati proprio alla stirpe dei mille. Vediamo cosa dovranno fare i nostri due kill team mentre noi opereremo la missione principale. Vediamo in operazioni, eccole qua. Allora, reliquiario. Aurora, lo sappiamo, il progetto Aurora qui su Demerium è sotto attacco. Le forze dei traditori sono atterrate in massa su Demerium e i Thousand Sons hanno attivato un faro del warp per chiamare rinforzi. Entra nel complesso dell'ecclesiarchia sotto il loro controllo e distrugge il faro. Quindi sostanzialmente attraversare una killing zone e arrivare al faro warp e distruggerlo. Questo è l'obiettivo del primo kill team, che dovrà senza dubbio riuscire nella sua missione, altrimenti verremo schiacciati dai continui rinforzi che, chissà, questo faro warp probabilmente porterà su Demerium quantità importanti non solo della, diciamo, della presenza Astartes eretica della Thralband di Imura, ma immagino Zangor, demoni di ogni tipo, urlatori di Zinch, ma cioè, ci sarà di tutto, e quindi questo faro deve essere annientato. L'altra missione, la caduta dell'Atreus. I Thousand Sons hanno eretto una torre d'argento che sbarra l'accesso ad Aurora. Nessun esercito può superarla e nessun'arma è in grado di abbatterla. Il sergente Gadriel ha suggerito una soluzione eterodossa, distruggerla con un antico vascello da battaglia. E questo si lega chiaramente a questo mondo che ha visto appunto l'inumazione di vari vascelli abbattuti durante il corso dell'eresia. Proprio qui si è combattuta una battaglia tra Ultramarine ed eretici. E quindi l'obiettivo è utilizzare questo vecchio vascello con ancora però i suoi motori utili e utilizzarlo letteralmente come una ariete, una punta di lancia per abbattere questa torre d'argento che sta bloccando completamente le nostre forze nell'avanzata. Un'altra missione sicuramente molto molto difficile
che si va a schierare in questo novero delle operazioni che, vi ricordo, sono anche parte del PvP, che magari io vi faccio anche questa domanda, se vorrete chiaramente rispondere nei commenti sarò più che contento, anche per capire, per comprendere se per voi può essere interessante. Magari finita la campagna giocheremo le varie operazioni passo dopo passo, quindi ripercorrendo questi momenti che state vivendo, appunto magari seguendo la serie ora, successivamente, quindi alla coda della serie, comprendendola all'interno, magari con diciamo una grafica leggermente diversa dedicata alle operazioni, anche per distinguerla dalla serie principale, giocarsele tutte quante e vedere appunto questo secondo punto di vista, quello dei nostri kill team che ci stanno accompagnando. Ovviamente noi le lasciamo qui per il momento, perché il nostro obiettivo invece è calare con un inserimento suborbitale con Galadriel e Chiron, che usciranno molto dai dettami del Codex Astartes senza dubbio, però ecco, è stato lo stesso Galadriel a farlo precedentemente con questa missione legata all'imbarcazione, al vascello Spada dell'Atreus, molto interessante, quindi anche una mentalità diversa da quella di Leandros, ve lo dicevo nel corso dell'altro episodio, per quanto poi i punti di contatto ci siano. Detto ciò, ragazzi, bando alle ciance, sono passati direi abbastanza minuti dall'inizio dell'episodio, lanciamoci con, in questa prima fase di avvicinamento comunque sia, con le Thunderhawk, le cannoniere ci porteranno abbastanza vicino, comunque sia non possiamo farlo da fuori l'atmosfera, verremo completamente bruciati nonostante l'armatura Mark 10, appunto la Tacticus non è sufficiente, sarebbe eccessa una Gravis, ma non la utilizzeremo. Il nemico ha preso il controllo della struttura dell'Adeptus Mechanicus con Leus al suo interno. Sotto la guida di Imurra, le forze traditrici hanno respinto ogni tentativo di riconquistarla. Poni fine alla loro resistenza e impedisci, diciamo, il male. Hai mai fatto questo prima? Vuoi dire che un attivo di combat zone, dodging flak, enemy ships and burning wreckage on the way down. Exactly. No, this will be a first. The Codex Astartes does not support this action. But I am looking forward to it. Stay close. It's almost impossible to regroup if we're separated. 60 seconds. Helmets! Sir! I must apologize for my actions on other planets. Not necessary. I fell prey to suspicion. Almost killed you. When I was a young captain, one of my men questioned my motives. I brushed his concerns aside, and I paid the price. Your suspicions arose because I failed to answer your doubts, as I failed to answer his. Stand by for suborbital drop. I'm honored to fight beside you both. As are we, brother. Grew up on Calf. Let's say we settle some of that debt today. Aye, sir. Engage first. For Ultramar. For Ultramar. Wow, è stato citato il meme, ragazzi. Bellissimo. Navigare a vista in mezzo ai detriti? Sarà interessante. Wow, difficilissimo. Bello, sentite anche i rumori ovattati? Perfetti, chiaramente, perfetti. Che vanno pienamente... Aia, ok, perfetto. Non benissimo, però ci siamo passati in qualche modo. Dobbiamo stare esterni, immagino, quindi lì, ok, e sopra, credo, ok, sotto, massima attenzione, perfetto. Vi dicevo, il meme è stato citato, ma questi sono Screamer di Zinch, demoni volanti, e un Eldrake, oh mio Dio, scusatemi, no, questa fase è incredibilmente bella. Passiamo da qua, sopra. Aiuto. Ok. Terrificante, ragazzi. Siamo stati
colpiti dal raggio in mezzo ai detriti. Avete visto che discesa chiaramente problematica, confusionaria, un casino completo. Però meravigliosa anche questa fase, così nel, diciamo, tra lo spazio e l'orbita planetaria, meraviglioso, un inserimento al cardiopalma con questi suoni ovattati, questa attenzione chiaramente incredibile anche a dettagli che potremmo considerare magari minori, ma che di base non lo sono. Veramente una gioia anche per sì, gli occhi, ma anche per l'udito addirittura, quindi tutto compreso. Ed eccoci su Demerium. Ok, arrivano. Perfetto. Ci sono ancora Zangors che avanzano. Perfetto, bellissimo. Guardate i colori di tutto questo pianeta diverso, così. Oddio, ma noi abbiamo un Thunderhammer? Vediamo se... Bellissimo. Chi è qua? Aia. Perfetto, molto meglio. Ottimo. Continuano ad arrivare. Ancora Zangors. La situazione è subito incandescente appena scesi. Ce lo aspettavamo, eh? Però guardate che belli come avanzano. Sono veramente incredibili anche le armature dei Marine della rubrica dei Thousand Sons. Una meraviglia per gli occhi, eh? Alcuni di voi l'hanno notato, la bellezza di queste armature così, diciamo, decorate in maniera interessante. Dovete sapere, sono, diciamo, rune che vengono portate su queste armature, vengono inserite già da tempi immemori. Le prime rune appaiono addirittura subito dopo il Burning of Prospero, appunto, che abbiamo citato prima. Intanto controllo che qui non ci sia niente di interessante, magari ce lo lasciamo indietro. Ovviamente non vorrei, però appunto un mondo chiaramente molto molto diverso, appunto pieno di tombe, meraviglioso, che vanno a ricalcare un passato probabilmente ormai lontano. E quello invece è un Terminator? Sì, direi che è un Terminator. Non abbiamo le armi a distanza, abbiamo finito già le munizioni, ma direi che la nostra plasma pistol potrebbe piazzare dei buoni colpi. Esatto, perfetto. Ottimo. Andiamo su queste piattaforme, guardate che spettacolo, sono tutte parti di piattaforme orbitali che sono state abbattute, distrutte tempo addietro. Una meraviglia anche questa. A livello di level design abbiamo delle particolarità piacevolissime che non è così scontato, ecco, vedere. Qui nel frattempo arrivano gli Zangor, li facciamo accumulare e poi gli caleremo dal cielo. Anche se già la nostra... Perfetto, è andata. Chiusiamo. I nostri confratelli. Esatto. We're approaching the battle barge now. You're ahead of us. Make contact once the Atreus is ready to launch. It shall be done. Are we going to let them beat us to the objective, brother? Not today. Not today. Inizia a esserci un po' di sano cameratismo. Guardate questo pinnacolo d'argento, che sono strutture sostanzialmente provenienti dal warp stesso. Probabile, forse addirittura, chissà, trasportate da Sortiarius, dal pianeta della stregoneria stesso. Questi pinnacoli sono molto comuni lì. Tra l'altro ve ne ho parlato probabilmente in maniera
anche abbastanza specifica quando ho trattato risveglio psichico, quindi vi consiglio di andare a vedere anche quella serie di video, per quanto risveglio psichico non sia stato incredibile come serie narrativa, però alcuni aspetti di questo tipo sono molto interessanti e li ritrovate appunto nel rituale dei dannati, proprio legato al pianeta Sortiarius, a Magnus e alla stirpe dei mille. Quindi entriamo proprio nel novero di quello che stiamo vedendo anche in questo videogioco. Perfetto, qui continuiamo a calare, guardate la corruzione, si può scendere, meraviglia. Allora, inceneritore al plasma, interessante, se ce lo danno io non lo rifiuto, anzi prendiamo anche gli stimolanti. Qui abbiamo una spada a catena, mi tengo il Thunder Hammer, e qui invece abbiamo una santa guerriera, una chissà, oddio, forse Santa Caterina o Santa Celestina, una di queste potrebbe essere. Reliquia protettrice, la prendiamo, guardate che belle, guardate che belli, stupenda questa, veramente uno spettacolo per gli occhi, anche questa statuaria meravigliosa. Ci sono dei dettagli in questo gioco, ripeto, anche a livello di sculture, di paramenti murari, sono incredibili, guardate, guardate che spettacolo. Chiaramente anche rimandi alla morte, al scorrere del tempo, con la clessidra stretta fra le mani, qualcosa di spettacolare. E appunto questo, eccole qua, non abbiamo più gargolle ma abbiamo dell'altro, demoni volanti. E qui un bel massacro invece. Vediamo se il nostro confratello laggiù. No! Maledizione. Caduto di sotto. Se non ci possiamo arrivare. Aia! Un cecchino. Usiamo il riparo. Questo rhino. Perfetto. Bisogna stare attenti ai cecchini senza dubbio. E loro si teletrasportano tra l'altro, eh. Marine della rubrica l'abbiamo notato già da... Attenzione ai proiettili del loro Inferno Bolter. Ok, l'abbiamo fermato giusto in tempo. Togliamolo di mezzo. Perfetto. Ed è qui sotto in teoria. Esatto. Cecchino. Ottimo. Per fortuna sono molto più leggeri rispetto ai tiranidi. E là, facciamo sentire la potenza del martello tuono a questi Zangors. Ottimo. E là, ma qui c'è, c'è uno stregone aspirante là dietro che ci sta a dir poco infastidendo. Qui giustiziamolo, bellissimo. Ancora non possiamo, vero? No, dobbiamo togliere di mezzo lui. Vai. Guardate che bello che è con la staffa di Zinch. Spettacolare. Ce n'è un altro? Sento altri rumori che non sono piacevoli. Dov'è? Qui munizioni. Ok, ecco l'altare. Distruggiamolo assolutamente. Bellissimo. Stregoneria. But it will get us to our objective. It is probably a trap.
Time is limited. We must take the risk. Move on to the cathedral. Proceed with caution. Avanziamo con cautela, ma avanziamo. Assolutamente. La stregoneria del nostro nemico, in questo caso. We are almost there. What is your status? The sleeping giant will soon awaken. Ottimo. Hold for our signal. Ottimo. Nel frattempo i nostri kill team stanno portando avanti le loro operazioni. 9 occhi che non vedono. Brothers, are you hearing this? Vox ghosting. Ignore it. Attenzione. Il 9 non è un numero a caso, eh. Non è un numero a caso. Numero che si lega a Tzinch. Non a caso, tra l'altro, i culti guidati dai reati all'interno dell'attuale ordinamento della legione della stirpe dei mille, appunto, sono 9. Ve lo accennavo già nel corso dell'altro episodio. Quindi sono numeri che non vengono dati così tanto per. Il 9 è un numero sacro. Nella sua empietà, ovviamente, ma lo è. E guardate nel frattempo gli urlatori di Zins, guardate che spettacolo, questi frammenti del pianeta stesso che continuano a fluttuare. Dovremo avvicinarci costantemente, ma dovremo anche approfittare appunto di queste strane presenze. Munizioni ce l'abbiamo. Allora, cosa abbiamo qui? Inceneritore al plasma, che già stiamo utilizzando. Scambiamo, ma va bene, è sempre quello. Perfetto, che bellissima anche questa zona. Demerium è proprio tutt'altro, è diversissimo. Tra l'altro sono resti appunto di navi, stazioni orbitali, elementi già presenti su questo mondo. È tutto così discostante e disarmonico rispetto magari a quello che abbiamo visto su Avarax. È tutta un'altra cosa, è ovvio, però ci sono anche elementi ancora imperiali in tutto questo. Guardate chiaramente la corruzione del caos come primeggia. Facciamo questo, scendiamo rapidi e abbiamo raggiunto la cattedrale. Perfetto, interagiamo? Ok, piazziamo qui. Il segnale, il faro. Your data is clouded, Lieutenant. Maintain close proximity to target. Resiste finché il vascello da battaglia non acquisisce il bersaglio. Interessante, iniziamo. We will find no respite until that tower falls. Ok. Oh. You raw tainted bastards and die. Perfetto. Direi che è tutto così perfetto. Oh. Crumbling down. The traitors. Bello. Oh, ma questo. No, è stata un po' avventata come cosa. Giustiziamo questo Scarabolk Occult. Guardate col Kopesh. Bellissimo, con lama potenziata Kopesh. Via. Sword of Atreus primed and locked in. Lock target now. Routing signal data through telemetry systems. Numerous errors detected due to signal interference. Calculating trajectory. Di nuovo qui si fanno degli errori. Via. Riprendiamoci un po' di vita, un po' di scudo.
togliamo di mezzo gli Zangors. Perfetto. Ancora. Bellissimo. Ancora di nuovo. Che battaglia, ragazzi, meravigliosa. Abbiamo eliminato un'altra volta la resistenza. Non è finita. Interferenze con Talasa. Non riusciamo a contattarli. Devo ancora resistere. Che cos'è? I hear engines. There. The Sword of Atreus lives up to its namesake. That will buy us time, but we must move swiftly. While the enemy control Aurora, the odds are not in our favor. Benissimo. Titus, we are detecting a massive energy surge from within the Aurora facility. Lose. He must be trying to use the device. Or someone else's. Whatever it is unsanctioned by the Adeptus Mechanicus. Put a stop to it. Yes, Captain. Aiuto. Il dispositivo utilizzato senza che venga dato l'ordine dall'Adeptus Mechanicus. Qui nel frattempo ho un Hammerfall caduto, probabilmente quello che ci ha tolto anche di mezzo i reattori. Però direi che arrivati a questo punto, con il raggiungimento di parte della missione, almeno parte di questa, qui non so se mantenere il martello sinceramente. Vado di spada potenziata per il prossimo episodio, perché appunto abbiamo completato la prima parte della missione, siamo riusciti a collaborare appunto con il gruppo Talasa per abbattere il pinnacolo d'argento che si stava ponendo a difesa di tutta la zona dove appunto poi il progetto Aurora risiede, ma qualcuno lo sta attivando, che sia Leus o che sia qualcosa di molto peggio. Lo scopriremo, ovviamente, nel prossimo episodio.